Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Teleprima e soprattutto di Gossip Mania. Eccoci qui prontissime per iniziare la settimana con le nostre chiacchiere, con un riassunto di tutto ciò che è successo non solo nel weekend, ma anche nel mondo del cinema, dello spettacolo in Italia, in Europa, nel mondo. Parleremo di amori, di cani, di sparizioni, veramente di tutto e di più. Prima di iniziare, al mio fianco Elvira Bigliano. Buon Ciao pomeriggio. Alessia, ben ritrovata finalmente. Eh sì, ormai veramente ci manca Gossip Mania quando non c'è. Siamo prontissime con i nostri argomenti. Prima di tutto, non vediamo l'ora che inizi Sanremo. Ormai deadline giornata di domani, quindi siamo pronte. Siamo agli sgoccioli e già ci sono tanti problemi, tanti, tanti, quindi non oso immaginare cosa accadrà. È vero, tantissimi problemi, ne parleremo poi nella giornata di domani, proprio per introdurre questa tematica sempre molto importante. Adesso però iniziamo con un personaggio, possiamo dire, notissimo veramente dai più, dalle nonne, dalle mamme, dai grandi, dai piccini. Parliamo di Gianluca Vacchi. E anche qui ritorna un po' il tema del bomber dimenticato, Sì. possiamo dire, anche perché praticamente era sotto le luci della ribalta. Per i suoi balletti, per il suo essere social, per Sì. questo stile inimitabile che ha portato avanti, nonostante anche grandi cambiamenti nel corso della sua vita. Infatti, a vedere le foto di una decina d'anni fa era anche particolarmente diverso. Molto diverso e soprattutto, sai, sembrava l'uomo inarrivabile del quale insomma tutti potevano innamorarsi, ma il suo cuore insomma non poteva essere destinato a chiunque. Quando poi insomma si è iniziato a far notare come un imprenditore che si è fatto da solo, quindi richiamiamo ancora l'importanza del saper fare qualcosa, insomma le domande erano abbastanza pratiche perché in realtà non si capisce che cosa faccia Gianluca Vacchi, però è famoso, quindi questa è una cosa molto importante, siamo contenti per lui e sappiamo anche che è una persona anche molto simpatica, però scherza molto attraverso, insomma, anche le persone che lo aiutano in casa, crea degli scenari divertenti e poi si è finalmente innamorato una donna, una modella che ha rapito il suo cuore e che, insomma, non ce l'è per nessuna. Io immagino al primo appuntamento, tra le prime domande che pone alle sue future fidanzate, sai ballare? Ti piace TikTok? Che quella deve essere proprio la condizione dalla quale non si può scappare. Sicuramente è una sua passione, questo è poco ma sicuro, però ecco, effettivamente ha lanciato anche dei trend che poi sono diventati Molti. virali, non soltanto su Instagram, ma poi anche su altri social e devo dire la verità, poi ti trascina, bisogna dirlo. È vero, anche perché effettivamente tantissimi suoi balletti e coreografie sono diventati poi punti focali anche di molti video musicali, lo stesso J Balvin, Maluma, lo Sì. prendono veramente come fonte di ispirazione, ma poi, come hai detto giustamente tu, è un personaggio molto simpatico che scherza in primis con se stesso, poi anche con i suoi amici, con gli inservienti, con coloro che lo aiutano in casa, amante dei bambini, quindi oltre ovviamente a fare anche tanta beneficenza, anche a Sì. tantissimi operazioni importanti anche per quanto riguarda la solidarietà, quindi ritorna anche un po' sempre lo stesso discorso dell'essere simpatici, essere social, lanciando però anche dei messaggi importanti. Sì, insomma, all'inizio non era proprio così, nel senso che se ben ricordi faceva molto vedere quello che possedeva. Questo Ostentava un po', è vero, è vero. sì. Però poi devo dire che nel corso del tempo è cambiato notevolmente. È vero sì che c'erano dei video sulle sue barche con bellissime donne, però poi insomma ha avuto una crescita come se fosse stata una crisi di mezza età e poi sia finalmente riuscito a trovare il suo posto nel mondo. E sicuramente fa sempre piacere vedere un uomo che si possa prendere cura della propria moglie, dei propri figli. Sicuramente insomma c'è anche questo giochetto perché la compagna insomma è una donna molto giovane, ma entrambi, insomma, hanno un portamento giovanile e sicuramente la problematica dell'età poteva essere, insomma, limitante. Invece, devo dire la verità, ci sono stati poi progressi da questo punto di vista. È vero, anche perché quando un uomo cambia, il 90% delle volte c'entra una donna. E anche Sì. in questo caso è stato così. Infatti, ha incontrato la sua anima gemella, Sharon Fonseca, che
è proprio stata la ragazza giusta al momento giusto. Molto giovane, una grande differenza d'età, ma come hai detto tu giustamente, Gianluca Vacchi è giovanile, gli piace molto viaggiare, sì, sempre in movimento, super mega sportivo, quindi assolutamente sono stati sulla stessa lunghezza d'onda. E dopo poco tempo, oltre i vari balletti, oltre le varie coreografie, effettivamente questo loro amore ha avuto anche un frutto, il più bello, una bellissima figlia, Blu Gerusalemme. Infatti possiamo vedere proprio le immagini di un Gianluca Vacchi in versione papà, veramente tenerissimo, la bimba è stupenda, sì, veramente molto molto bella, anche un po' sotto le luci della ribalta per un problema che ha avuto subito dopo la sua nascita, e ne hanno voluto parlare anche per tutti i genitori che vivono la stessa esperienza con i propri figli, ma è veramente adesso una bellissima famiglia. Sì, devo dire che mi ha colpito molto l'immagine, insomma, di lui che teneva la mano della compagna mentre, insomma, ci si avvicinava al parto, e anche in sala parto è stato presente. Insomma, questa fase spaventa molto gli uomini perché non sanno che cosa vanno incontro, però devo dire che lui è stato molto coraggioso. Certo, ci sono dei momenti in cui magari bisognerebbe lasciare i social e godersi il momento, però da una parte, insomma, bisogna anche capire che sono personaggi social e, sì, che quindi tengono a mettere al corrente i follower su quello che accade. Anche perché loro fondamentalmente sono nati così, tra, sì, i social, quindi forse per loro è anche un po' la normalità. Sì, devo dire che è complicato da comprendere, soprattutto perché, insomma, c'è la famosa frase che quando si è felici non si hanno poi momenti, non si hanno scatti. Invece in questo caso, nel caso della Ferragni o nel caso di Gianluca Vacchi, insomma, ci troviamo di fronte a personaggi che riescono comunque a mostrare tutto ciò che di bello accade e a creare poi un ricordo che resta. È verissimo, infatti un altro momento social molto bello è stato quando Sharon è tornata a casa dopo aver partorito con la piccola, e lui aveva decorato tutto il viale per giungere proprio a casa con delle luci, delle candele, sì, dei pupazzi, quindi lei ovviamente si è commossa, come è normale che sia, ed è stato veramente un bel momento. È stato molto bello, è stato molto romantico, e soprattutto forse anche questo essere più grande ha permesso anche di creare questo senso di protezione che vedo Vacchi, insomma, nutre in maniera molto forte nei confronti non soltanto della figlia ma anche della compagna. Quindi può essere davvero che sia un grande amore e che magari farà sognare poi ancora di più con una famiglia più grande. È vero, aspettiamo soltanto il matrimonio, possiamo, sì, dire, l'unica cosa che manca al momento. Sì, anche se devo dire, insomma, non ce lo vedo Vacchi sposato, però insomma potrebbe essere il gossip dei prossimi giorni. Tanto ormai si sposa tutti, sì, lo, sì, diciamo, sì, quindi quest'anno va così. È così semplice sposarsi, divorziare, insomma. Ma perché in realtà effettivamente molti mi hanno fatto riflettere che con le restrizioni Covid conviene sposarsi ora, in modo, sì, che, sì, si, sì, fa una festa più ristretta, sì, ci sono meno problemi. Si risparmia da morire. Si risparmia, esattamente. Il problema è avere la materia prima, insomma. Se manca quella lì, è... È vero, continuiamo a parlare d'amore, anche se in modo diverso, e riprendiamo un argomento che avevamo già trattato nelle puntate precedenti, possiamo dire, e che finalmente ha avuto un epilogo. Abbiamo scoperto finalmente chi è il famoso compagno di Melissa Satta. Facciamo un passo indietro. Allora, la Satta veniva avvistata molto spesso nello scorso mese a Napoli. È vero, ci sono molte sue grandissime amiche proprio all'ombra del Vesuvio, però aveva destato un po' di curiosità questa sua permanenza in albergo, questo suo fare misterioso, sì, proprio lo stesso albergo sia del Napoli in ritiro, quindi si subodorava potesse essere qualche calciatore del Napoli, ma anche di Stefano De Martino. Che delusione, è stata una delusione. Che delusione, è vero. Una delusione, perché speravamo che, insomma, entrambi avessero voltato pagina e che fosse, insomma, io ce li vedevo insieme, devo dire la verità. Eh sì. Anche se avevamo detto che lui è ancora un po' reduce dalla situazione post-Belen, lei in lacrime ancora per Boateng, quindi
qualcosa non funzionava. Non quadrava, non esatto, quadrava. Esatto, non quadrava, anche perché i due si erano anche risentiti di questi gossip. Tant'è vero che c'è stato anche un grande litigio tra Melissa Satta e Gabriele Parpiglia proprio per alcune voci, per alcuni gossip che non sono piaciuti alla starletta. Tant'è vero che c'è stata anche la piccata risposta di Parpiglia che possiamo vedere in grafica, che ha risposto in maniera molto sobria, se proprio riconoscente, perché io ti ho trovato un lavoro, quindi proprio a me non dovresti dirle certe cose. E questo è il problema delle dinamiche che insomma intercorrono tra VIP, giornalisti e così via. Insomma, ritorniamo al discorso che i giornalisti, i fan, le influencer, comunque sono tutti quanti legati alla questione del gossip, in un modo o nell'altro. Certo, bisognerebbe insomma investigare ancora di più, però insomma i VIP non è che ci lasciano molta scelta, creano queste situazioni abbastanza ambigue che ci portano poi a pensare e a fibbiare uomini o donne a qualsivoglia personaggio. È vero, poi per la serie mai chiedere un piacere che poi ti viene rinfacciato. Sempre. Quindi, esatto, alla prima occasione capita sempre così. Quindi abbiamo eliminato Stefano De Martino, però stavamo subodorando effettivamente se c'è tutto questo risentimento in questi gossip fasulli, evidentemente o la storia effettivamente è reale oppure c'è qualcun altro. E beh. Questo noi l'avevamo detto. Esatto, lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire. L'avevamo detto. Perché noi l'avevamo detto, anche perché c'erano troppe cose che non tornavano, insomma, queste situazioni possono portare insomma ad una strada specifica, però da entrambe le parti non vedevo quel friccicore, quella luce. È vero, perché lei già aveva questa luce per qualcun altro. E il fortunato è Marco Rivetti, un noto imprenditore, figlio di un noto proprietario di un marchio di abbigliamento che è stato appena ceduto, e non ci sono ancora foto ufficiali tra i due, quindi è una cosa abbastanza nascosta, però sembra che ormai sia ufficiale, anche perché la stessa Satta proprio dall'inizio di questa liaison ha iniziato a vestire proprio tutti i capi di abbigliamento del compagno. Che strano, vero? Esatto. Che coincidenza. È come non farsi sgamare. Però insomma devo dire una cosa, che io nelle puntate precedenti avevo additato la Satta dicendo prima va in TV a piangere è vero, mi ricordo. Però devo dire che insomma riflettendoci la comprendo, perché sì, la fine di un matrimonio lascia comunque un amaro in bocca, soprattutto se si hanno poi dei figli. Certo. In questo caso insomma devo chiedere venia, perché immedesimandomi insomma nella Satta riesco a comprendere quali siano state poi le dinamiche, e forse incontrare un altro uomo e riniziare poi a provare sentimenti è un qualcosa che può spaventare, quindi si tende sempre a rifuggire dall'amore per cercare insomma di andare in un terreno già conosciuto. Forse questa sarà la volta buona e la vedremo sorridere finalmente. Lo speriamo davvero, anche per il bene del piccolo Maddox. Infatti concordo assolutamente con le tue parole, un matrimonio poi lungo, anche una favola, così come è stata per loro, è sempre duro da digerire quando finisce, quindi è giusto che sia così. È probabile che poi lei si porti con sé anche questo ricordo, che comunque crea un po' di malinconia. Sì, diciamo che soprattutto quando si è fortemente arrabbiati, malinconici, è difficile pensare al lato positivo di una storia. Ci vuole soltanto il tempo. Lei ha un esempio davanti a sé, cioè suo figlio, quindi questo è il frutto sicuramente di un sentimento forte, perché non si sceglie di fare un figlio con uno sconosciuto o con una persona certo, che non si ama. Quindi nel caso, insomma, bisogna semplicemente fare ciò che si vuole e ciò che si sente, di modo tale che non si hanno poi rimorsi e rimpianti. Concordo assolutamente, noi ci fermiamo come sempre per un po' di pubblicità e ritorniamo qui a Gossip Mania, perché si parla di amori ma anche di cani. Non mancate, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui dopo veramente un po' di pubblicità, siamo pronte a affrontare i prossimi temi. Abbiamo parlato d'amore, di famiglia con Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, abbiamo parlato del nuovo amore di Melissa Satta e adesso parliamo di un nuovo tipo, un altro tipo di amore, anche qui possiamo dire, ve l'avevamo detto. Tanto è vero che l'amore non è bello se non è litigarello, ma soprattutto a volte ci sono anche dei ritorni di fiamma e per quanto si provi a celare questa liaison, questo legame, ahimè, i paparazzi sono sempre in agguato e non c'è nulla da fare, poi prima o poi vi sgameranno. Questo è il messaggio che è stato mandato ad Asia Argento e Fabrizio Corona, che sono ormai usciti allo scoperto, sono una coppia, si fanno paparazzare, escono mano nella mano, bacetti di qua, bacetti di là. Sembra ormai che la questione sia veramente ufficiale. Sì. Pare, dobbiamo vedere, insomma. Sempre pare, ovviamente. Pare, anche perché, insomma, con la Asia Argento e con Corona, insomma, è difficile avere una certezza, perché entrambi sono persone che rifuggono molto dalla realtà, si lasciano trasportare poi da sentimenti momentanei, quindi non sappiamo mai, non abbiamo mai una chiarezza al riguardo. Bisogna dire che comunque loro due si assomigliano molto, l'avevamo già detto, anche per lo stile di vita, per il modo di concepire anche l'amore. Potrebbe essere la coppia dell'anno. È vero, anche perché approfondendo ho scoperto che in realtà questa liaison già c'era stata 2 anni fa, dove c'era stato un primo avvicinamento anche abbastanza importante, poiché sono state fatte foto e presentazioni, cene anche con il figlio Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, e ovviamente la cosa sembrava già importante, un legame ufficiale, ma in realtà si leggevano le stesse frasi di ora: siamo adulti e vaccinati, non dobbiamo dare spiegazioni, è un legame che è in corso d'opera, quindi vedremo dove porterà, non vogliamo troppi impegni, vediamo cosa succederà. Stesse identiche cose 2 anni dopo. Si parla, insomma, di minestra riscaldata. Sappiamo che non funziona mai la minestra riscaldata, soprattutto se si parla poi di persone che tentano di riprovarci. Insomma, quando si cresce insieme in un rapporto può essere un qualcosa di positivo, si cambia, ci si evolve. Invece far passare tanto tempo e poi riprovarci è come se si stesse cercando, insomma, di trovare un accordo che in realtà poi di base non c'è. Anche perché effettivamente sembra che questo amore sia un po' troppo spesso sotto i riflettori, proprio per evidenziarne la particolarità, l'essere sopra le righe, essere anche un po' eccessivi a volte. Già l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, che avevano pubblicato e condiviso tanti video e tante foto dove fumavano, bevevano insieme, si lasciavano andare, insomma, a serate particolari, quindi effettivamente anche in questo caso sembra che non siamo davanti a un amore puro, un amore che faccia bene. Credo sia semplicemente passione, magari entrambi concepiscono il sentimento da questo punto di vista e sicuramente hanno poi dei punti in comune che tanti secondo me che poi insomma permettono di far passare un messaggio abbastanza negativo, perché poi soprattutto Corona è seguito da molti ragazzi che tentano di imitarlo, quindi continuare questa insomma perseguire nell'immagine di un bad boy, come abbiamo sempre detto, può funzionare, ma fino a un certo punto, dopo un po' stanca, anche perché si parla di una persona che comunque è particolare, diciamo così. Asia Argento non è da meno, perché insomma, essendo figlia d'arte, si è resa poi protagonista poi anche di non soltanto corti, ma anche insomma anche vicende abbastanza particolari, ha accusato parecchi registi di aver abusato di lei, insomma sono comunque personaggi che fanno parlare di sé nel bene quasi mai, ma soprattutto nel male. Eh sì, e lo stesso figlio Carlos poi molto spesso è proprio sotto ai riflettori, anche con degli allenamenti duri insieme al padre, è stato spesso conteso tra i genitori, anche lui sta un po' perseguendo le ombre del suo genitore, effettivamente molto spesso viene additato anche di essere un po' plagiato dallo stile di vita di Fabrizio Corona.
Sicuramente, insomma, nel caso di Carlos ha davanti a sé una madre che soffre già di problemi dal punto di vista psicologico perché sono stati attestati e poi ha comunque un padre che è stato prettamente assente. Quindi la sua vita si è sempre, insomma, districata tra ambienti e situazioni particolari. È sicuramente un ragazzo forte perché è riuscito ad affrontare diverse situazioni, ma anche l'instabilità che vive quotidianamente e con i fidanzati della madre e con i fidanzati del padre, insomma, non gli permettono poi di avere anche un'idea concreta del sentimento. Sta di fatto che comunque i due genitori sono stati sempre presenti e che lo hanno sempre accompagnato nelle diverse scelte. Credo che però Carlos sia cresciuto prima del tempo. È vero, questo sembra assolutamente una cosa reale, si può vedere anche tramite i social ed è verissimo anche che, volenti o nolente, per quanto si possa schermare un po' i figli dalle situazioni che vivono gli stessi genitori e dalle loro problematiche d'amore, ma inevitabilmente poi subiscono comunque l'influenza e tutto ciò che gli accade intorno, soprattutto quando sono poi piccoli. Sì, e poi quando diventano grandi devono fare i conti poi con dei traumi che, insomma, non sono facili da comprendere. Sicuramente nel caso specifico parliamo di un ragazzo che ormai è adulto e che è stato fin dalla nascita sotto, insomma, il bagliore delle luci della ribalta. Quindi da questo punto di vista credo che la presenza di due genitori, magari uno dei due un pochino con la testa sulle spalle, avrebbe potuto aiutare. Insomma, questo ragazzino è stato anche fin da subito gettato tra le braccia dei compagni rispettivi, quindi mancano dei punti di riferimento. E ancora una volta questo ritorno di fiamma tra l'argento e corona testimonia come in realtà non ci sia poi pace per questa famiglia. Vedremo, vedremo se questa storia d'amore può andare avanti e soprattutto come andrà avanti. E intanto cambiamo argomento, parliamo dell'ultimo argomento della nostra giornata e vi raccontiamo una storia che ha a che fare con degli animali molto importanti, possiamo dire anche privilegiati. Vi raccontiamo questa storia perché un giorno qualcuno ha deciso di rapire i cani di Lady Gaga, i bulldog della nota cantante, e soprattutto ha deciso di farlo in una maniera molto singolare perché ha fatto irruzione nella casa della cantante mentre lei era assente, infatti era ed è ancora in Italia a girare il film sulla vita di Gucci. E mentre lei era impegnata, appunto, hanno fatto irruzione e sono riusciti a rapire ben due dei suoi fidatissimi e inseparabili bulldog, dei quali vi devo assolutamente leggere i nomi. C'è Miss Asia, che è rimasta praticamente in casa e non è stata, è stata un po' snobbata, evidentemente, sì, con la forza delle donne, anche del genere canino, è riuscita a resistere a questo brutale attacco, mentre Gustave e Koji invece sono stati rapiti, tra la disperazione ovviamente di Lady Gaga, che si è vista impotente davanti a questa azione barbara, ma soprattutto c'è stato anche un episodio abbastanza grave e violento, perché proprio nel rapimento è stata ferita la guardia del corpo della stessa Lady Gaga, che in quel momento stava difendendo appunto i cagnolini, e ancora ad oggi versa in condizioni gravi poiché è stato sparato, gravi ma stabili, sembra al momento che non sia in pericolo di vita. Sembra finora un film, anche sì, perché ha avuto un epilogo molto particolare. Sì, insomma, parlare di queste situazioni è d'obbligo parlare, insomma, far riferimento a Lady Gaga, perché è sempre originale nelle sue storie, questo bisogna dirlo, però è triste, insomma, che degli animali vengano portati via poi con la forza, ferendo anche gravemente il dog sitter. Insomma, sono in corso una serie di indagini perché Lady Gaga, insomma, aveva offerto anche una lauta ricompensa che avrebbe portato a casa i suoi piccoli. E ci si domanda anche perché Miss Asia, insomma, non sia stata poi prelevata, essendo anch'ella, insomma, un cane di razza. Sicuramente, insomma, le indagini stanno procedendo spedite, anche perché si parla comunque di una situazione abbastanza particolare. Quando si parla di personaggi dello spettacolo si può pensare anche a stalker o... Sì. Personaggi che, insomma, vogliono semplicemente derubare e, insomma, sono anche abituati a queste situazioni, a queste dinamiche, tant'è vero che Lady Gaga, insomma, non si è minimamente scomposta per quello che è successo
ma sta cercando insomma di aiutare anche il suo dog sitter a riprendersi pagando le sue cure. Sì, anche perché la cosa strana è che effettivamente i due cagnolini sono stati ritrovati legati ad un palo poco lontano dalla casa della stessa Lady Gaga da una signora che stava passando per di lì casualmente e ha riconosciuto proprio i cagnolini, che poi li potete vedere nelle foto, non sono assolutamente dei cagnolini che si differenziano in qualcosa di particolare, ma sono molto carini, ma abbastanza standard rispetto agli altri. Li ha riconosciuti e subito li ha riportati ovviamente alla proprietaria, che credo a questo punto le abbia dato anche la lauta ricompensa di $500,000. Sì. Quindi è fatto tutto un po' strano effettivamente. Come al solito non ci trovavamo in quella strada. Esatto. Eravamo dall'altra parte del mondo purtroppo. Però insomma fa pensare tutta questa situazione. Sicuramente insomma avevano voglia di colpire il cuore di Lady Gaga, perché sappiamo che è una donna molto particolare, peculiare nel modo insomma di abbigliarsi, ma legata anche a valori reali, quindi volerla colpire nel cuore è sicuramente qualcuno che la conosceva molto bene, quindi su questo stanno indagando appunto gli inquirenti, perché probabilmente si tratta di un qualcuno che poteva avere dei contatti interni alla dimora di Lady Gaga. E se li avesse rapiti proprio la signora che li ha ritrovati? Questo potrebbe essere una pista da seguire, anche perché insomma per la cifra che era stata offerta era abbastanza probabile che si arrivasse a questo punto. Quello che mi stupisce è stato il modo in cui Lady Gaga poi ha offerto questa ricompensa senza neppure far riferimento insomma a prove o qualcosa del genere, quindi fa pensare che sia stata anche molto ingenua da questo punto di vista. È vero, la forza della disperazione per ritrovare i suoi amati cagnolini, ed effettivamente sembra che si stia indagando per qualcosa di più profondo, perché proprio il dog sitter si era recato in un negozio di liquori, altra cosa abbastanza strana, in mattinata proprio con i cagnolini, e sembra che qualcuno possa averlo seguito effettivamente da lì, iniziare a organizzare tutto il piano per portare via i cagnolini di Lady Gaga. La stessa Lady Gaga che poi si è resa protagonista negli ultimi mesi anche di un documentario abbastanza forte su note piattaforme digitali, anche lei ha subito un cambiamento fisico non da poco rispetto al passato, e ha sofferto tanto soprattutto per l'immagine che aveva dato all'inizio della sua carriera, legata a vestiti sfarzosi, a questo stile molto particolare e anche provocante, dando poi una svolta a se stessa anche romantica, perché veniva additata per questi balletti particolari, invece all'interno si nascondeva una grandissima voce. Proprio per questo ha sofferto, lo racconta in questo documentario che non ho ancora avuto modo di vedere, ma lo farò sicuramente in questi giorni. Ha combattuto molto anche con i suoi produttori, con tutto l'entourage che circolava intorno a lei, ed è riuscita poi a vincere la sua battaglia cambiando look, cambiando forse anche un po' se stessa. Sì, e questa cosa è molto importante, è un messaggio che insomma tutti noi abbiamo sempre cercato di mandare, ma che è difficile poi se non parte insomma da una persona che ha un ruolo fondamentale, soprattutto come Lady Gaga. Lei fin da subito si è distinta, perché era una donna diversa dallo standard, e questa cosa ha colpito tutti, soprattutto perché bene sì era magrissima, però aveva dei difetti insomma abbastanza visibili, che però l'hanno sempre resa unica nel suo genere. Quindi questo messaggio è importantissimo: quello che noi concepiamo come difetto in realtà può essere un punto di forza, quello che ci distingue poi dalle altre persone. E cercare poi di avere un rapporto con se stessi positivo aiuta anche a creare un'armonia. Se si è d'accordo, diciamo, con il proprio modo di vivere, si può essere poi d'accordo con gli altri. È verissimo, con questo bellissimo concetto noi chiudiamo, siamo alla fine del nostro viaggio nelle chiacchiere di Gossip Mania, ma ovviamente non temete, vi diamo appuntamento a domani. Grazie mille, Elvira Vigliano. Grazie Alessia Bartiromo. Grazie a te, e ci vediamo domani sempre su Teleprima 18:30 con Gossip Mania. Alla prossima.